Ferragosto degli ultimi, di chi ha veramente bisogno, di chi non può andare fuori, chi non ha soldi in tasca, chi deve stare in città e sbarcare il lunario, di chi in questo giorno di festa non ha alternative a tendere la mano. Noi facciamo quello che diceva Madre Teresa, diamo semplicemente quello che ci viene dato. Abbiamo ricevuto il Vangelo, diamo il Vangelo. Abbiamo ricevuto il pane, diamo il pane, lo dice Gesù. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Noi teniamo le porte aperte, accogliamo e diamo a tutti. Ma spesso c'è questa difficoltà. Non dobbiamo farla noi questa distinzione. Forse le istituzioni dovrebbero essere più attente, quelle pubbliche. Ma la verità è quella di usare sempre la carità. La parrocchia di Maria Santissima del Rosario di Pompei e la Chiesa Evangelista hanno voluto condividere questo momento. Il Vangelo non va in vacanza. Cristo è uno, le chiese sono tante, però ritorniamo all'uno, a Cristo che vi unisce in questa giornata. A uno, e oggi è il suo giorno, il giorno della risurrezione, la domenica è il giorno del Signore. Anche nella prospettiva di Maria è sempre la risurrezione, la vittoria di Gesù per tutti gli uomini. E come si può annunciare questa vittoria se siamo divisi? È una sconfitta, un regno che è diviso in se stesso è già perdente. E la modalità è molto semplice, lo diciamo con la scrittura, lo diciamo nella testimonianza comunitaria, lo diciamo nella condivisione del pane quotidiano per chi ha bisogno, ma nel giorno di Ferragosto è una scelta voluta, mirata, perché spesso proprio in questi giorni anche i cristiani si dimenticano di chi è nella difficoltà. Riunisce anche un'altra cosa, la solidarietà. Assolutamente sì, cristianesimo è essere uno in Cristo, cristianesimo è guardare ai poveri, guardare ai loro bisogni, alle loro necessità, perché Dio guarda ai bisogni dei più fragili e dei più deboli.